conto di questo dato, di questo fatto, cioè appunto della pendenza che diventa addirittura negativa, in discesa all'ultimo chilometro e poi la parte finale dell'ultimo chilometro pianeggiante. 15 chilometri alla conclusione, ci siamo, sta per cominciare la salita di Campitello Matese. Tra poco, tra un paio di curve, davanti a loro i corridori vedranno la strada impennarsi, come ha detto Beppe Saroni, strada molto ampia, può trarre in inganno. Questi stradoni ampi possono sembrare diciamo così meno pendenti, meno ripidi, e invece nelle gambe poi i corridori la pendenza la sentiranno e come. 13 km e mezzo al 7% sono una salita alpina più che da Appennini. No, è una buona salita, è un'altra caratteristica di questa strada che non ha molti tornanti. Ci sono molti rettilinei e quindi ancora la salita ti fa riposare meno, perché sul tornante riesci a riposare qualche secondo. Invece qui, con strada ampia, grandi e lunghi rettilinei, veramente è una salita che non ti concede respiro. Le immagini che vedete a destra si riferiscono al periodo invernale, perché adesso il panorama è totalmente verde, anche se diciamo così un po' grigio per via del cielo nuvoloso. C'è forte vento, la temperatura si è abbassata, siamo attorno credo ai 12 gradi, 10-12 gradi, con il gruppo che adesso compatto comincia ad arrivare in un tratto abbastanza pendente. La velocità si sta abbassando anche per quanto riguarda il gruppo, tra poco cominceranno le pendenze più serie e più impegnative. Vedremo se e quando cominceranno gli attacchi, gli scatti, se ci sarà una selezione naturale, se ci sarà battaglia tra gli uomini di classifica. Il vento potrebbe diciamo così fare una selezione naturale e potrebbe magari rendere meno... Intanto Pantani già ha tardato, vediamo, mi sembra nelle ultime posizioni, sta cercando di recuperare, potrebbe avere avuto un incidente meccanico o una foratura. Sì, non si capisce, l'andatura è veloce, non sappiamo a che punto siamo del gruppo. Magari era semplicemente nelle ultime posizioni del gruppo, inquadrato in primo piano, solo che il primo piano senza corridori a fianco ce lo faceva sembrare solo o con un compagno di squadra, ma naturalmente... Non ci sono notizie da Radio Corsa circa incidenti a Pantani, quindi dovrebbe essere semplicemente nelle retrovie del gruppo. Sì, direi di sì, anche perché la salita vera non è ancora cominciata, quindi ci sarà ancora un chilometro, credo, all'inizio della salita. E allora, abbiamo in testa, vediamo, la Gerolsteiner, la Saeco, uomini della Index Alessia, della CSC Tiscali e soprattutto adesso tre atleti della Passavortolo. Il terzo era Francesco Casagrande, che comincia a portarsi nelle prime posizioni. Ecco che i due battistrada si accingono a praticamente cominciare la salita. Là davanti vedono proprio la strada impennarsi e proprio sta per cominciare l'ascesa verso Campitello Matese. Anche il gruppo transita adesso ai 15 km dalla conclusione. Le maglie della Fassabortolo si fanno avanti sulla sinistra della strada, sulla sinistra del gruppo, mentre abbiamo visto altre squadre rimanere più attardate. Questo è un punto del percorso in cui la strada è forse un po' più stretta, tra poco diventeranno più ampie, la strada si farà più ampia e ci sarà lo spazio per guadagnare posizioni. .306 è calato notevolmente e il primo tratto è piuttosto impegnativo, lo vediamo con Renzo Mazzoleni sui pedali e Steve Zampieri che manda un bacio alla telecamera e si porta adesso davanti al Bergamasco. Tiene un buon ritmo Zampieri, Mazzoleni sui pedali, per il momento tiene bene l'accelerazione di Zampieri. Qui siamo in testa al gruppo 3.05 e il gruppo deve ancora praticamente cominciare la salita e cominciare con le prime accelerazioni. Mi è sembrato di vedere il corridore dell'Alessio che guadagnava posizioni. Abbiamo parlato poco anche di Ivan Gotti, che ha perso parecchio terreno per una caduta ma che si è difeso molto bene a Limone Piemonte. Ma sì, io direi che tutti questi corridori che hai nominato anche ancora tu precedentemente sono tutti ancora in corsa, quindi dobbiamo tener conto di questo, perché questa è una salita che chi riuscirà a rimanere nelle prime posizioni nel gruppetto dei migliori potrà ancora giocarsi, se non la vittoria, un buon piazzamento o comunque farsi vedere in questo Giro d'Italia. La salita vera, la prima salita vera, direi, è proprio questa.
Eh sì, e allora Zampieri davanti, Mazzoleni in seconda posizione, la Fassabortolo a tenere alta l'andatura quando siamo ai piedi della salita finale. Dmitry Konyshev in primo piano. Vedete nelle prime posizioni anche Matteo Tosatto nascosto dalla sagoma di Konyshev. Anche uomini della Index Alexia nelle prime posizioni. Tanto Strazzer, come avete visto, è terzo all'intergiro dietro ai due battistrada, Mazzoleni e Zampieri. E adesso comincia la bagarre per guadagnare le prime posizioni. Tra l'altro le prime rampe sono piuttosto dure e quindi... Ma molto continua la salita, non ha dei tratti molto più leggeri. Solo a metà e a tre quarti c'è una leggera... I corridori possono riprendere fiato, ma non per molto, qualche centinaio di metri. Ecco, stanno raggiungendo la strada più ampia e qui comincia la salita. Questa è la vera salita. Prima c'erano dei saliscendi, ma eravamo su una strada secondaria. Questa è la strada che porta qui a Campitello. Ecco qua l'ammiraglia della Colpack Astro che affianca Renzo Mazzoleni, incita il giovane corridore bergamasco che è nella scia dello svizzero Zampieri. Siamo in attesa tutti di vedere quello che accade in gruppo, naturalmente, di verificare le condizioni dei leader, dei migliori, degli atleti più forti per quanto riguarda la corsa alla maglia rosa. E adesso il volto di Zampieri è eloquente circa la grande fatica di questi due corridori che sono partiti al chilometro 19 di corsa. Scatto di Zampieri che vuole andarsene in solitudine. E in effetti è più scalatore dei due e riesce abbastanza agevolmente a liberarsi della compagnia del compagno d'avventura. Beh sì, è il corridore certo più adatto alla salita. Beh, oddio, non è stato un modo simpatico per salutare il suo compagno di fuga, anche perché il suo compagno di fuga si vede dalla stazza, non è certamente uno scalatore puro e probabilmente ha tirato un po' di più nei tratti di falso piano e in pianura, però insomma qui contano le energie, qui conta che cosa è rimasto nelle gambe e probabilmente Zampieri ha qualcosa in più da spendere oltre al fatto che è più adatto alla salita del suo compagno di fuga. Eh sì, allora il 25enne svizzero si porta solo al comando, lascia il bergamasco, ma sono fasi diciamo abbastanza interlocutorie. Tra poco arriveranno gli scatti da parte dei corridori in gruppo, dei più forti, e sicuramente ci sarà una selezione importante. Vedete sulla sinistra con la maglia arancione della Panaria Fiordo Julio Alberto Perez Quapio, il messicano che lo scorso anno si è aggiudicato la tappa che si è conclusa al Passo Pordoi al termine di una fuga a due con Gilberto Simoni che poi avrebbe vinto il Giro d'Italia. Francesco Casagrande nelle prime posizioni e cominciano a perdere terreno i primi corridori in difficoltà. Vediamo le maglie della Mercatone e di Pantani. Prime rampe, prime difficoltà per Pantani, già attardato. Beh sì, in effetti l'immagine che avevamo visto prima era reale, ma probabilmente insomma è iniziata adesso la salita, ha già perso qualche centinaio di metri. Probabilmente non se la sente di fare la corsa, sente di non essere in condizioni e quindi a questo punto non vale la pena nemmeno di gettare più energie per resistere ai migliori, ma è difficile anche fare una valutazione. Del resto questa stagione non ha mai dato un segnale di brillantezza, a parte qualche tappa in cui si è visto davanti, ma insomma non erano azioni serie degli uomini di classifica, erano lì soprattutto per stare al di fuori dai rischi e dai pericoli e quindi diciamo la presenza di Pantani davanti non era significativa. Lo vediamo in difficoltà, in crisi, anche oggi Marco Pantani incontra una giornata negativa ormai da due anni, lontano dalla vittoria, lontano da risultati all'altezza della sua carriera. Retrovie del gruppo, corridori che debbono lasciare il casco all'ammiraglia. Intanto davanti al gruppo viene annunciato uno scatto. Qui siamo nelle retrovie con tra gli altri Nardello, abbiamo visto staccarsi anche lo spagnolo Dominguez che aveva vinto il prologo.
tra i corridori in difficoltà anche Marcelino Garcia, mentre Zampieri è sempre solo al comando, solo 8 secondi di vantaggio su Renzo Mazzolini, 2 minuti e 22 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Intanto c'è stato un attacco, vediamo, del corridore inquadrato, vale a dire Mesa Mesa, è andato tantissimo all'attacco nei primi 10 giorni di Giro d'Italia, questo corridore colombiano ci riprova sulla salita, terreno tradizionalmente adatto alle caratteristiche dei colombiani che sono appunto per tradizione grandi scalatori. Attacco di Mesa Mesa quando ci troviamo all'incirca a 12 chilometri, 11 chilometri dalla conclusione. Andatura piuttosto contenuta, ma proprio perché la salita qui è davvero impegnativa. Comunque il gruppo non lo lascia andare, è subito dietro, ma ancora piuttosto nutrito il gruppo, anche se abbiamo visto diversi corridori attardati. Sono ancora circa 50-60 corridori almeno nel gruppo della maglia rosa Heppner, che vediamo pedalare nelle prime posizioni. Beh, si è già formato un gruppetto di una trentina di corridori, ma è Mesa Mesa, è scattato, è partito, ma probabilmente pensava di stare meglio. Non ha certo fatto un'azione irresistibile, oppure ha provato se stesso per capire com'è la sua gamba, ma può anche capitare e aspetta di poter partire e scattare anche più avanti. Però attenzione, qui si è già formato un gruppetto dei migliori. Sono bastati 2 chilometri. Avevo detto una cinquantina, visto frontalmente il gruppo, invece sono molti meno, in effetti una trentina direi, con Mesa Mesa già ripreso praticamente dal gruppo. Altro scatto, vediamo. Intanto i due corridori a comando, Zampieri e Mazzolini, sono di nuovo insieme, quindi Zampieri non è riuscito a fare il vuoto. Mazzolini adesso gli sta dicendo qualcosa, dice: dove volevi andare, eh? Beh, se l'è legato al dito e l'ha ripreso, d'altra parte. In effetti poteva lasciarlo senza accelerazioni violente, essendo uno scalatore. Evidentemente Mazzolini se l'è presa male, è sembrata più una voglia di umiliare, no? Di staccare in modo netto, di far vedere una superiorità che poi di fatto sulla strada ancora non vediamo, perché Mazzolini è rientrato. Guarda che selezione, Beppe, senza vere accelerazioni, appunto abbiamo detto prima, sono rimasti una trentina di uomini. Vediamo chi si sta mettendo davanti, sembra addirittura Gilberto, non saprei, no, potrebbe essere è un altro corridore della Saeco. Chi ti sembra, Beppe? Mi sembra Sabaliauskas, dalla stazza e dall'altezza. Il lituano Sabaliauskas. E allora anche Gilberto Simoni sta bene. Stranamente gli uomini della Fassa Bortolo hanno fatto un'andatura per qualche chilometro, poi si sono fatti da parte. Sì, ma credo che se entreranno in azione entreranno almeno da metà salita, non certo nelle prime rampe. Siamo a meno di 10 chilometri dalla conclusione con i due battistrada, Mazzolini e Zampieri. Ecco qua, allora abbiamo un'inquadratura ravvicinata, Perez Quapio, poi Casagrande, eccoli Gilberto Simoni, poi c'è anche Muñoz, il forte scalatore colombiano, davanti adesso è Alessandro Spezialetti, poi anche Vladimir Belli nelle prime posizioni, eccoli Simoni, eccoci sui primi, ecco Davide Rebellin, lo abbiamo intravisto, questo è Muñoz, questi è Julio Alberto Perez Quapio e in testa c'è Spezialetti. Il corridore italiano della Saeco è Spezialetti, poi vediamo, è gente in coda al gruppo già in difficoltà, ma lo abbiamo già detto in precedenza. Sulla destra Peron, qui siamo su Zampieri, 1.47 per loro. Vantaggio non è alto, anzi è abbastanza risicato, stanno perdendo tantissimo. Hanno cominciato la salita con oltre 3 minuti. Difatti, visto, in 3 chilometri hanno perso già 1 minuto e 15 circa, un po' troppo. E devono ancora scattare i più bravi, quindi la velocità aumenterà ancora di più, la velocità del gruppo. Rimaniamo su questa immagine, Spezialetti, divisa rossa della Saeco, poi Casagrande davanti a Simoni. Sulla destra Muñoz
E mi sembra sia partito un altro corridore della Colombia Selle Italia. Potrebbe essere Castelblanco e con Pantani. Potrebbe essere Castelblanco il corridore che è scattato, Castelblanco che l'abbiamo visto anche ieri scattare nell'unico Gran Premio della montagna della giornata ed è il corridore più in forma della Colombia Selle Italia. Chilometro dopo chilometro si staccano corridori, siamo su Joachim Castelblanco. Ieri era transitato per primo sull'unico Gran Premio della montagna. Sì, quest'anno la Colombia Selle Italia, la squadra di Gianni Flavio, ha perso diversi atleti, Bagliani che si è ritirato, anche Contreras ha abbandonato il Giro d'Italia e il corridore più in forma sta dimostrando di essere questo Castelblanco. È di Bogotà, ha 32 anni, professionista dal 1994. Già l'anno scorso fece un discreto Giro d'Italia, si classificò quindicesimo in classifica generale. Avete visto campione nazionale nel 1997 e questo è un passo buono, vedete, ha un rapporto abbastanza impegnativo, potrebbe avere un 39-17, il suo ritmo è buono e potrebbe adesso guadagnare qualcosa nei confronti del gruppo e forse anche il 16, 39-16 in questo momento. 9 km al traguardo per Castelblanco. Mazzoleni e Zampieri stanno pagando il lungo sforzo, rapporto agile, 39-19, forse anche 39-21 per Renzo Mazzoleni, che ha recuperato su Zampieri, anzi forse è il caso di dire che Zampieri ha chiesto troppo alle proprie gambe, al proprio fisico, era scattato subito dopo l'inizio della salita. Tutti gli ultimi chilometri sono in salita, per la verità non tutti, perché gli ultimi 900 metri, come abbiamo detto in apertura di telecronaca, sono i più facili perché c'è anche un tratto in leggera discesa. Si disseta Mazzoleni, rimaniamo sul gruppo. È arrivato Sabaldauskas, ha ceduto di schianto Castelblanco. Secondo me, dal momento che il vento potrebbe essere contrario, a quel punto, dal momento che ha visto che il gruppo era lì a 100 metri, ha preferito aspettare il gruppo e allora ha colto l'occasione per stringere ulteriormente i lacetti delle scarpe per avere una presa migliore. Dal momento che aveva 100 metri di vantaggio è meglio stare a ruota, come dicevamo, una salita che qui vanno su ai 23, 24, 25 all'ora e stare a ruota diventa molto ma molto importante. Vediamo Schmidt a ruota di Scarponi, Marcelino Garcia Alonso chiude il gruppo maglia rosa, la maglia rosa è sempre nel gruppo con gli altri uomini di classifica, qui siamo tornati sulla testa della corsa. I tentativi di due colombiani per adesso, Héctor Mesa Mesa e Castelblanco, entrambi falliti. Corridori come Casagrande potrebbero partire più avanti, mentre potrebbero scattare altri atleti. Eccolo qua. È partito Julio Alberto Perez Quapio. Lo aspettavamo da un momento all'altro e mi sembra che abbia addirittura la moltiplica grossa. Esatto. Sì, partito col 53 Perez Quapio. Sì, 53-19, un rapporto abbastanza lungo, qui adesso sta salendo a 26-27 all'ora, difatti vedete che ha già guadagnato 100 metri. Ecco, Perez Quapio non c'è niente da fare, quando trova la salita parte, anche a Montevergine fece così, anche nella tappa del Pordoi quando vinse, quando arrivò insieme a Gilberto Simoni. Io me lo ricordo anche nella tappa di Montevarchi, c'era una salitella che non era la salitella che poi valeva le prime della montagna e interpretò male la cartina e difatti lo redarguì Bruno Reverberi, gli ha detto aspetta un attimo, parti quando è ora. Un ragazzo simpaticissimo, modesto, pensate che all'inizio del
Giro d'Italia ha ringraziato a noi della Rai, in quanto l'anno scorso facemmo un appello per trovargli una fidanzata. Adesso è felicemente fidanzato con una ragazza italiana e ci ha detto: grazie a voi adesso sono felice e non sono più solo. Julio Alberto Perez Quapio, qui siamo su Sabaliauskas, è il giovane gregario di Simone di cui vi avevamo parlato. Pausa per noi. Torniamo in diretta, si voltano Mazzoleni e Zampieri, alle loro spalle sta guadagnando secondi Julio Alberto Perez Quapio, che è uscito dal gruppo, anche Sabaliauskas ha guadagnato qualcosa, Simoni e Casagrande procedono affiancati. Marius Sabaliauskas, eccolo qui, è nato a Kaunas in Lituania, vive a Erbusco in provincia di Brescia, nella zona della Franciacorta. Già da dilettante correva in una squadra italiana nella Sinto Farmatolotti e ottenne 10 vittorie, ma come abbiamo detto importanti piazzamenti, quarto al Giro e quinto ai mondiali. Alessandro? Intanto che voglio segnalare c'è che c'è moltissimo vento, che dal gruppo è uscito Rick Verbrugge, ha provato a rispondere Davide Rebellin, quindi Francesco Casagrande. Adesso il vantaggio di Perez Quapio si sta riducendo, Perez Quapio adesso si rialza sui pedali, ancora Rick Verbrugge che ha una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Adesso il gruppo è guidato da Vladimir Belli, dunque Perez Quapio e con lui anche Zampieri. Esatto, Perez Quapio ha raggiunto Zampieri e adesso anche Renzo Mazzoleni, dunque Perez Quapio è l'uomo al comando. È uscito dal gruppo anche Sabaliauskas, il lituano della Saeco Longoni, e anche Rick Verbrugge, come ci ha segnalato Alessandro Fabretti. Quando possibile, naturalmente, andiamo a vedere quel che succede nel gruppo Maglia Rosa, perché è partito adesso Francesco Casagrande. Casagrande si volta, è l'azione che tutti aspettavano, era il favorito di questa tappa Francesco Casagrande, già da un mese a questa parte sta dimostrando di andare fortissimo in salita. Rapporto lungo anche per Casagrande, ma il primo a rispondere è proprio Gilberto Simoni. Un Mazzoleni stremato si volta, raggiunti anche dal gruppo, ed ecco Rick Verbrugge, il vallone, il vincitore della tappa della Versilia, e adesso è Simone in contropiede con Andrea Noè, c'è anche Vladimir Belli, c'è Garate, Töcznig e Rebellin. Si sta infiammando questa undicesima tappa del Giro, raggiunto Sabaliauskas, cade Evans in seconda posizione, poi Garate alle spalle di Casagrande, Töcznig con Rebellin, poi Vladimir Belli, Tyler Hamilton. Noè è affiancato all'americano. Alessandro? Sta perdendo contatto Eddie Mazzoleni, in difficoltà anche Scarponi, sta arretrando anche Dario Cioni per quanto riguarda il team Coast Lara, che era rimasto in contatto con i migliori, mentre la maglia rosa è ancora nel gruppo dei migliori. Ed eccolo qui Jens Heppner, accanto a lui Fernando Escartin, poi vediamo Kurt Van de Vouwer, qui siamo su Ivan Gotti. Ivan Gotti è a ruota di Michael Bohert. Vediamo Pellizzotti dall'altra parte della strada con Moreni, i due dell'Alessio, Pellizzotti e Moreni. Adesso è rimasto al comando solamente Perez, ha cambiato rapporto, molto più agile la sua pedalata, sembra che non abbia nessuna intenzione di continuare nell'azione, o meglio, cerca di prendere fiato perché mancano ancora diversi chilometri e il gruppo è composto ancora da una quarantina di atleti. C'è stato questo scatto di Casagrande, ma subito Simone ha reagito, ha contrattaccato e adesso mi sembra che riparta Castelblanco. Joachim Castelblanco, secondo tentativo per lui, ed è Sabaliauskas che cerca di portarsi a ruota del colombiano. Avete visto, quando le salite non sono durissime è molto importante stare a ruota, quindi un corridore sì, cerca di staccare tutti gli altri, ma quando si accorge che ha tutti gli altri a ruota preferisce desistere, anche perché c'è un vento fastidiosissimo che favorisce chi sta a ruota. Testa della corsa con Castelblanco e Perez, Castelblanco ha raggiunto il messicano, ma sono tutti lì vicinissimi, vediamo il gruppo, è a 10 secondi, Maurizio.
Jens Empner sta andando veramente bene, si sta difendendo bene, sicuramente manterrà la maglia rosa, e anche Popovic nel primo gruppo. Altro scatto, ancora Rick Verbrugge, fa sul serio il belga quest'anno. Però tra un po' secondo me Empner si staccherà, perché l'ho visto già indietreggiare, mi sembra che sia già al gancio, e ho il timore che tra un po' potrebbe perdere le ruote del primo gruppo, anche se, come ha detto Maurizio, manterrà comunque la maglia rosa. E ha perso la ruota di Castelblanco il messicano Perez, qui siamo su Verbrugge. Mentre Simoni e Casagrande procedono affiancati, si sta assottigliando sempre più il gruppo, non vediamo nelle posizioni d'avanguardia la maglia rosa, siamo sempre su Cadel Evans, ruota di Gilberto Simoni, c'è anche Gonciar della Fassa Bortolo, poi Töcznig e Rebellin. Per Verbrugge il 39, non il 53. Però una dimostrazione, guardate il vento cosa ha fatto. Comunque molto bravo, non mi aspettavo un Rick Verbruggen così forte in salite così lunghe, anche se, come abbiamo detto, le pendenze non è possibile, lo aiutano un po'. È partito molto bene, adesso però è leggermente in affanno, anche perché tra un po' i corridori troveranno il tratto un po' più difficile, con delle pendenze sul 9%. Castelblanco, poi Sabaliauskas, Verbrugge. Cerchiamo di fare una panoramica su questo gruppo, se possibile, gruppo tirato da Gonciar, poi Simoni, Casagrande, Cadel Evans, Töcznig, Rebellin. C'è anche Popovic, mentre chiedo conferma a Fabretti se Scarponi si sia staccato, il neoprofessionista dell'Acqua e Sapone Cantina Tollo. No, Scarponi è riuscito a rientrare nel gruppo, con lui anche Cioni. Volevo segnalare che ci sono quattro uomini dell'Alessio, oltre a Gotte e Pellizzotti, anche Caucchioli e Moreni. Intanto sempre in ultima posizione la maglia rosa Epner. Però sta tenendo la maglia rosa, sta tenendo, sì, è lì, assolutamente lì. Sta faticando comunque. Ha qualche compagno di squadra, Popovic, o è solo? Popovic mi sembra sia solo, sì, è solo. Popovic è solo. Grandissimo però Popovic. Molto bravo. Adesso. È del 1980 questo ragazzo. Primo anno nel ciclismo che conta. Buono il passo di Gonciar, come al solito rapporto durissimo, mentre prosegue il regolare Perez, è stato raggiunto da Castelblanco, ma secondo me Perez c'è ancora qualcosina in più, può andare anche un po' più forte. Il contrario, Davide, Castelblanco aveva raggiunto e staccato Perez, il messicano si è riportato sotto, quindi Perez e Castelblanco, Sabaliauskas e Verbrugge sono gli inseguitori, e qui siamo sul gruppo che più ci interessa, con Gilberto Simoni. Simoni che lancia l'attacco Sabaliauskas, secondo me sarebbe meglio se lo tenesse lì con sé Sabaliauskas, perché comunque potrebbe dargli una mano. Adesso è lui che deve prendere l'iniziativa, è lui che si è portato al comando, ma potrebbe usare meglio il compagno di squadra Sabaliauskas, che lì a 50 o 100 metri davanti a lui e non serve a niente. Là. E non molla Hamilton, l'americano in terza posizione, poi ci sono i due della Gerolsteiner. Eccolo lì, Tyler Hamilton, ancora con una benda sul ginocchio, ricordo della caduta nella tappa di Limone Piemonte. Testa della corsa con Castelblanco e Perez. Il vantaggio dei due battistrada, 12 secondi. Poi c'è Verbrugge. E poi il gruppo. È una pedalata molto molto faticosa quella di Verbrugge, forse ha chiesto troppo a se stesso. José de Los Angeles cerca lo sguardo di Casagrande, Gilberto Simoni. C'è Muñoz, altro corridore della Colombia Selle Italia, ha vinto quest'anno il Tour de Langkawi, il Giro della Malesia. Buon scalatore anche lui. Non ce la fa più Castelblanco, perde 5 metri su Perez, poi vediamo dietro il gruppo di Simoni, sembra che voglia
È il forcing, il forcing di Gilberto Simoni, non molla Casagrande. Tečnik in terza posizione, bocca aperta per l'austriaco, poi Noè, ed è il momento critico per Jens Heppner, che comunque in classifica ha un vantaggio molto importante. Qui siamo su Popovic, eccolo l'ucraino, si è staccato adesso. Sì, non ce la fa a tenere il gruppo, anche se per il momento sembra che Simoni desista un po', ma riparte Perez. Perez Quapio fa un po' da elastico con Castelblanco. Maurizio. E vedete, nel gruppo Heppner riesce a tenere il gruppo, anche perché in questo tratto c'è il vento contro, quindi stare a ruota conta ancora moltissimo. Alessandro, a te, mentre parte Cauchioli. Esattamente, appena partito Cauchioli, intanto Heppner riesce a rimanere nel gruppo, si era leggermente staccato Popovic, è rientrato pure lui, così come Scarponi e De Los Angeles. Intanto Cauchioli ha guadagnato una cinquantina di metri, una vera e propria tormenta di vento. Abbiamo visto molti striscioni pubblicitari a terra proprio per le raffiche di vento, mentre ritorniamo su Simoni e Casagrande. 4 km al traguardo per Julio Alberto Perez Quapio e per Joachim Castelblanco, un messicano e un colombiano davanti, inseguiti da Pietro Cauchioli, che è di Verona, per l'esattezza di Bobolone. L'anno scorso due successi di tappa al Giro. La prima vittoria fu proprio a Reggio Emilia, attaccarono dalla partenza, tra gli attaccanti c'era anche Perez che poi si lanciò all'attacco negli ultimi chilometri, fu raggiunto e superato da Cauchioli proprio in vista del traguardo, a 7-8 chilometri dall'arrivo. Alessandro, adesso il gruppo con Simoni e Casagrande da quanti corridori è composto più o meno? Da una trentina di corridori, ha leggermente rallentato il gruppo, infatti è riuscito a rientrare anche Sergei Gonciar. C'è anche Davide Rebellin che sta però soffrendo, è in penultima posizione, accanto a lui c'è Michele Scarponi che invece ha recuperato, è riuscito a rimanere nel gruppo anche Rick Verbrugge, che sta pedalando piuttosto bene, Paolo Savoldelli così come Pavel Toco. Mentre Cauchioli ha raggiunto Castelblanco e adesso è lì a 30 metri da Julio Alberto Perez Quapio, lo scalatore della Panaria Fiordo, moltissima gente come vedete presente sin dalle prime ore di stamani qui a Campitello Matese. Ecco Simoni con Casagrande, ennesimo rilancio dell'andatura, Gilberto Simoni, rapporto agile, ma Casagrande è lì in terza posizione, vediamo Noè. Qui adesso c'è il vento favorevole, quindi potrebbe essere giusto l'attacco, perché a ruota c'hai meno benefici. Difatti vedete che sono stati raggiunti Cauchioli e Castelblanco, quindi c'è solo al comando Perez. È una pendenza intorno al 6-7%, mancano meno di 4 km all'arrivo ed è difficile andare alla... Perez non molla, però il gruppo sta recuperando su di lui. Ecco Scarponi, cerchiamo di fare una panoramica di questo gruppo. Ecco Gonciar, poi Sabaliauskas, quindi De Los Angeles. Alessandro, a te. Il gruppo si è spezzato in questo secondo troncone che comprende i corridori che stavate appena citando. C'è Davide Rebellin, c'è Popovic, c'è la maglia rosa Heppner, c'è Cioni, c'è Sergei Gonciar, c'è Scarponi, c'è Marin e c'è Pereiro. Dunque il ritardo di questo gruppetto nei confronti del gruppo di Gilberto Simoni è intorno ai 100 metri, sto risalendo, vedo anche Mikhail Bogert, più avanti Pavel Tonkov che ha un ritardo di una ventina di metri, davanti a Pavel Tonkov Rick Verbrugge e una decina di metri Ivan Gotti, che ha perduto dunque una decina di metri dal gruppo dei migliori. Ed è stato raggiunto anche Perez Quapio, quindi questa è la testa della corsa con Simoni in maglia rossa. Qui siamo su Heppner che ha perso contatto, come già segnalato Fabretti. In questo gruppo c'è anche Scarponi e Sabaliauskas con Popovic. Andiamo a vedere che ritardo hanno. È nell'ordine di una ventina di secondi. Gotti e Tonkov sono rientrati. Molto bene Cadel Evans, sempre lì in terza posizione, il corridore australiano. C'è anche Frigo, finalmente vediamo Frigo che
riesce ad andare su del proprio passo, mentre Rick Verbruggen era andato in fuga, era stato raggiunto, si era staccato e adesso riesce a riportarsi sotto. Secondo me ha sbagliato ad attaccare da troppo lontano, difatti adesso sta pagando. Riesce a rientrare perché il gruppo di testa ha rallentato, vedete che adesso sono tutti aperti, ma riparte Gilberto Simoni. Ennesimo tentativo per Gilberto Simoni, primo piano di Jens Heppner. Simoni e Casagrande, potrebbe essere l'azione buona. Noè. Simoni e Casagrande, vediamo. È Pellizzotti che cerca di tenere cucito il gruppo con Aitor Gonzalez, il capitano della Kelme. Alessandro. Sta perdendo contatto Taylor Hamilton, sta perdendo contatto anche Christian Moreni e nuovamente Ivan Gotti. Hamilton ha perduto contatto dal gruppo di Gilberto Simoni. In difficoltà anche Cadel Evans, in difficoltà Perez Quapio, in difficoltà anche Ramirez. E l'unico che tiene o cerca di tenere il passo di Simoni e Casagrande è Franco Pellizzotti, lo scalatore veneziano dell'Alessio. Con Hamilton vediamo Sastre e adesso è dura per Jens Heppner, anche se è un corridore d'esperienza e cercherà ovviamente di limitare i danni. Con Heppner abbiamo visto Kessler, arriva anche Aitor Gonzalez, dunque Simoni, Casagrande, Aitor Gonzalez e c'era Pellizzotti che adesso è in quarta posizione. Cauchioli con Pellizzotti. Dovremmo essere circa 2 chilometri dall'arrivo, quindi ancora poco più di 1 chilometro di salita, poi gli ultimi 1000 metri in pianura e leggera discesa. Per l'esattezza 700 metri, senza difficoltà. Qui siamo su Heppner, è il terzo gruppo quello. Simoni per adesso il più brillante e sono rimasti in due al comando, Simoni e Casagrande. Solamente una rasoiata di Casagrande, poi il ritmo l'ha scandito Gilberto Simoni. Sta recuperando Aitor Gonzalez, qui siamo su Savoldelli e sta tenendo benissimo anche Dario Frigo, un po' meno pimpante del previsto Vladimir Belli. Ma ci sono stati scatti a ripetizione in questo finale. Parte ancora Simoni. Gli scalatori sono così, riescono a cambiare, a avere queste variazioni di ritmo. Dai 20 all'ora riescono ad andare ai 30, riescono a usare rapporti lunghi, poi riescono anche a salvare la gamba con rapporti un po' più agili. Sono questi scatti che danno fastidio ai passisti scalatori come Dario Frigo. Vediamo il vantaggio di Simoni e Casagrande. Aitor Gonzalez non ce l'ha fatta ad agganciare la ruota, bravissimo Dario Frigo che adesso è con Pellizzotti, c'è anche Andrea Noè, c'è Cauchioli, Tyler Hamilton è più indietro, dunque l'americano oggi per la prima volta è in difficoltà in questo Giro d'Italia, se escludiamo naturalmente le cadute. Tra due ali di folla procedono i favoriti di questo 85esimo Giro d'Italia, il vincitore della passata edizione Gilberto Simoni e colui che perse il Giro alla penultima tappa nel 2000, ovvero Francesco Casagrande. Dario Frigo adesso comanda l'inseguimento, Alessandro a te. Segnalare che la maglia rosa è in ritardo di 45 secondi nei confronti del gruppo di Simoni. Pensavo peggio, ma come si può capire Heppner gestisce al meglio le proprie forze, non si arriva a 37 anni se non si hanno queste malizie. Per fortuna c'è un compagno di squadra, Kessler, che gli sta facendo il ritmo, Heppner che potrebbe perdere un minuto, poco più, anche perché lo salveranno gli ultimi 700-800 metri. Ci riprova ancora Castelblanco, Joachim Castelblanco, ultimo chilometro per Simoni e Casagrande. Qui c'è il vento contrario, Casagrande rimane nella scia di Gilberto Simoni, ancora 100 metri, 150 metri e poi la salita sarà finita. Hanno vinto poco tutto sommato Simoni e Casagrande al Giro d'Italia, Casagrande solamente la tappa della Betone, poi un secondo posto in classifica generale per Simoni, due tappe, quindi oltre al discorso maglia rosa, il discorso di Milano, sia per l'uno che per l'altro sarà importante tagliare per primo il traguardo. C'è anche Fernando Escartin tra gli immediati inseguitori, Escartin a ruota di Frigo. È finita la salita.
Simoni. 600 metri al traguardo. Simoni e Casagrande si giocheranno la vittoria di tappa. Però se rallentano ancora potrebbero rientrare gli inseguitori, perché se si controlla un attimo, vedete, il vantaggio è solamente di 50 metri. Ripetiamo, non ci sono più difficoltà, anzi brevissimo tratto in discesa. Simoni, Casagrande, poi c'è Caucchioli con Pellizzotti, Castelblanco e Scartine e Dario Frigo. E c'è anche Andrea Noè, capitano della Mapei dopo l'esclusione di Stefano Garzelli. Sono ormai in prossimità del traguardo, praticamente irraggiungibili Casagrande e Simoni. Parte lungo Casagrande. Vicini all'ultima curva, Casagrande lungo le transenne, Simoni al centro ed è Gilberto Simoni davanti a Casagrande. Terzo arriva Pellizzotti, poi Frigo, quindi Escartin, Noè, Castelblanco e Caucchioli. Arriva Itor Gonzalez, ha limitato i danni il corridore spagnolo. Adesso attendiamo l'arrivo della maglia rosa, che comunque... Anche Garate. Savoldelli. Garate, Savoldelli e Belli con Perez in questo gruppo. Alessandra De Stefano, a te. Certo, Gilberto, l'importanza del vinto oggi, Gilberto. Vieni via subito. Vieni via subito, Cibo. Vieni via subito. Passa Ivan Gotti in questo istante. Alessandra, aspettiamo un attimo, perché ci sono ancora corridori che stanno tagliando il traguardo. Arriva Hamilton e Tonkov. Tyler Hamilton con Pavel Tonkov, un ritardo vicino al minuto per loro. Poi Bohert, anzi meno di un minuto il ritardo di Hamilton. Qui siamo con Cadel Evans con la maglia rosa, ha perso un minuto la maglia rosa. Alessandra, a te. Gibo, hai detto ieri è stata una giornata terribile, oggi questa vittoria cosa ti dà? Ma ieri una giornata vuota e oggi questa...